Ben ritrovati con le informazioni di Piave TV. Oggi in studio abbiamo un gradito ospite, il vice governatore Gianluca Forcolin. Ben ritrovato innanzitutto. Grazie, grazie a voi. Ecco, siamo a fine anno. Normalmente tutte le società, tutte le persone anche normali, cercano di elaborare un bilancio personale o comunque economico con quello che è successo, ma anche per ripensare al 2020, quindi creare un possibile preventivo. Ecco, dal suo punto di vista, quindi Regione Veneto, qual è il bilancio che possiamo evidenziare per quest'anno e quali prospettive per il 2020 in momenti difficili che stiamo vivendo? Beh, domanda interessante soprattutto perché siamo, come dicevi giustamente, a fine anno e quindi si traggono di solito i bilanci, si tira una linea, no? E il bilancio regionale per quanto riguarda l'impegno politico-amministrativo è stato intenso, credo sia sotto gli occhi di tutti la difficoltà con la quale appunto ci si trova giorno per giorno a gestire una macchina complessa come quella della Regione Veneto. Stiamo parlando di 14 miliardi di euro, giusto per dare un volume d'affari per apportarlo a un'azienda, sarebbero 28 mila miliardi di lire, no? E quindi stiamo parlando di cifre assolutamente importanti, stiamo parlando di 10 miliardi di euro destinati solo alla parte sanitaria e sociosanitaria, quindi per la cura dei 5 milioni di cittadini veneti. Stiamo parlando di una macchina molto complessa che deve toccare e deve dare soprattutto risposte al mondo produttivo economico da una parte, ma anche a quello sociale, alle fasce deboli, pensiamo solo ai bambini, agli asili nido, alle scuole di infanzia, fino alle fasce più fragili, magari delle persone anziane, la disabilità, quindi ci sono veramente tante questioni aperte con risorse che sono, come dicevo, abbastanza limitate. Abbiamo cercato di dare risposte a tutti, abbiamo cercato di farlo nel migliore dei modi ovviamente, ma abbiamo anche cercato di mettere, con la lungimiranza che contraddistingue anche un po' il governatore Zaia, di cercare quelle risposte che sono anche fuori dall'alveo direttamente connesso all'aspetto finanziario ed economico. E cosa intendo? Intendo creare quelle opportunità che poi creano un indotto ovviamente indiretto, ma che sono a beneficio ovviamente dei nostri territori e della nostra regione. E quindi penso che sia di comune sapere o di conoscenza di tutti la questione delle colline del Prosecco, patrimonio dell'UNESCO, per esempio, un'indicazione e una vittoria che è stata portata a casa nel 2019 e che non ha riflessi meramente finanziari diretti, ma indiretti sì, perché crea le occasioni di crescita, di promozione di un territorio che è bellissimo. Io definisco sempre il Veneto patrimonio dell'UNESCO, e quindi ovviamente occasioni di crescita dal punto di vista del PIL, del turismo per esempio, prima azienda in Veneto, 18 miliardi di fatturato solo questo, e quindi occasione per far promuovere, veicolare un territorio stupendo che non è solo la collina del Prosecco in se stessa ovviamente, ma è un intero brand che gira attorno a Venezia e gira attorno appunto alle colline, alle pedemontane, per arrivare alle Dolomiti, altrettanto patrimonio dell'UNESCO come pure Venezia. E per non dire la ciliegina sulla torta, le Olimpiadi Milano-Cortina, altra grande vittoria voluta fortemente dal Presidente e che porterà e metterà nelle condizioni il Veneto di avere grandi occasioni di crescita dal punto di vista infrastrutturale. Da soli non avremmo mai portato a casa infrastrutture o comunque interventi straordinari della natura, dell'importanza, dell'impatto che hanno le Olimpiadi, e quindi diventa fondamentale averle portate a casa, perché da qua ai prossimi anni lavoreremo per migliorare la viabilità, che poi ha il beneficio sì per le Olimpiadi, ma diventa un beneficio indiretto per i cittadini che tutti i giorni transitano in sicurezza sulle nostre strade, per le attività economiche, quindi per i mezzi pesanti che hanno difficoltà in determinati tratti stradali, quindi diventa occasione di crescita per tutti. Quindi abbiamo lavorato in modo diretto sull'aspetto del bilancio in se stesso, quindi chiuso nell'aspetto e nell'alveo finanziario, ma anche nelle occasioni di crescita che sono quelle, come dicevo, indirette. Quindi è un anno positivo da questo punto di vista. L'unica chicca, l'unico rammarico sul quale col governatore, ma sentite insomma giornali, radio, TV tutti i giorni, è quel silenzio assordante che arriva da Roma quando si parla invece di autonomia, e quel famoso documento, quella famosa intesa che diventa per noi autonomia uguale responsabilizzazione di un territorio, perché autonomia vuol dire responsabilizzare chi ha le funzioni in capo e quindi deve dimostrare ai propri cittadini se è bravo ad espletarle, a portarle
portarle avanti e a renderle efficaci, e quindi c'è qualcuno, il Veneto, che accetta la sfida e vuole gestire le 23 materie, qualcun altro che preferisce magari far finta di non aver capito, perché magari è più comodo ricevere sulla spesa storica, sulla base della spesa storica, sui contributi a pioggia, sui ripiani dei propri bilanci, senza tirarsi su, come si suol dire, le maniche, e quindi di fare questo tipo di sforzo. Però, come dice Zaia, la linea è tracciata, da qua non si torna indietro, quindi sicuramente noi auspichiamo, prima di tutto dal punto di vista politico, che questo governo vada a casa il prima possibile, questo è l'auspicio per il 2020, perché è un governo che non ci rappresenta, ma non rappresenta i cittadini, non lo dice Forcolin, vicepresidente della regione, lo dicono i cittadini veneti, italiani, tutti, che da 4 marzo del 2018 hanno costantemente, in tutte le tornate elettive che ci sono state, massacrato questa parte di politica del centro-sinistra, del Movimento 5 Stelle, che ha esaurito la propria verve, il proprio entusiasmo, perché li abbiamo messi alla prova e abbiamo visto che c'è gran poca cosa. Quindi auspichiamo che ci sia anche un nuovo governo, ma soprattutto che si porti a casa quell'intesa che è fondamentale per dare le risorse, soprattutto ai veneti, che meritano, perché da tanti anni hanno sempre lavorato e portato quel lavoro, quello vero, la dignità del lavoro, non certo quello del reddito di cittadinanza, la dignità di un lavoro che recriminano e non vogliono l'elemosina, vogliono poter dire alla propria classe politica dirigente: dammi e mettimi nelle condizioni di poter avere un lavoro vero, non voglio l'elemosina. Quanto complesso è essere assessore al bilancio della Regione Veneto? È una bella domanda anche questa. Diciamo che è un bel impegno, poi io vengo anche dal mondo dei numeri per la professione che esercito, quindi penso che sia stato anche questo il motivo fondamentale per il quale il governatore mi ha dato questa delega. Però effettivamente è un ruolo delicato, importante, però anche diciamo dal punto di vista sinergico ambizioso, perché poi fai un po' da filtro e da catalizzatore da tutte quelle richieste che arrivano, volenti o nolenti, anche ai colleghi assessori, che costantemente lavorano nella propria delega, ma hanno bisogno, oltre che al proprio budget sul quale lavorano, anche di fare sinergia e sintesi col sottoscritto, per poi dare magari anche qualche spunto straordinario durante il percorso. E quindi, con la benedizione, col lavoro sinergico col presidente Zaia, questo diventa anche importante, tenendo conto che il presidente è il più amato in Italia, ma non a caso, perché è il più bravo, è quello che è sempre sul pezzo, ma devo dire che anche è molto esigente, per cui non lascia nulla al caso, ma è giusto così, perché poi i risultati, se sono quelli che vediamo come Regione Veneto, come Regione benchmark nella sanità e quindi nell'aspetto della cura della persona e dei propri cittadini, qualche merito dobbiamo anche darcelo in questo senso. Venezia, la laguna, i territori di bonifica, l'intero pianeta sono tutti in allarme rosso a livello di meteo e di clima. Che considerazioni possiamo fare oggi? Beh, anche questo è assolutamente di attualità. I mutamenti climatici sono ovviamente evidenti, e sui quali appunto abbiamo visto l'anno scorso con Vaia, quest'anno con le vicissitudini meteo di Venezia, prima di tutto, ma l'intero litorale, perché poi ricordiamo che è mancato 1 milione di metri cubi di sabbia su tutto il litorale veneto, e quindi sono temi, e come dicevo prima, turismo, messaggio turistico, messaggio cartolina del Veneto: se ti manca la sabbia, se ti manca il litorale, se ti manca Venezia perché va sott'acqua, quel brand viene a mancare ovviamente. Però c'è bisogno del lavoro di tutti, e quindi mi è piaciuto anche l'intervento l'altra sera in Basilica di San Marco del Patriarca, che ha fatto un bel intervento nei confronti del Ministro dell'Interno Lamorgese, che era presente, abbiamo avuto l'onore di averlo presente in Basilica, per dire che questa fragilità, che si evidenzia ormai di anno in anno, non può essere colmata con interventi riparatori o di emergenza per riparare l'emergenza, deve essere fatto con lavori di prevenzione. Per fare lavori di prevenzione ci vogliono investimenti, per fare investimenti ci vogliono risorse. Sappiamo che è difficile dal punto di vista delle casse statali, ovviamente, ma non lo dico per questo governo, lo sarebbe per chiunque, questo è un dato di fatto, e quindi dobbiamo anche creare condizioni di crescita come quelle che citavo prima, di opportunità. Quindi pensare alla ZES a Venezia e ovviamente a Porto Marghera, piuttosto che un Porto Franco sempre riferito alla città di Venezia, diventerebbe un indotto importante per i nostri visitatori barra ospiti, che potrebbero portare maggiore attrattività, maggiore ricchezza in questo territorio, che si riversa poi nelle casse erariali sotto forma di imposte e quindi di risorse che poi l'imprenditore crea sotto forma di utili e quindi di risorse che vengono reinvestite, verrebbero
erano investite proprio per questo territorio e per questa fragilità. Sono elementi sui quali non possiamo più tergiversare, dobbiamo agire, dobbiamo dare delle risposte, perché aspettare vaia di anno in anno, aspettare gli eventi straordinari non è più possibile, ma soprattutto i nostri imprenditori ci dicono e ci chiedono di agire, ma di agire in fretta. Entriamo nella seconda decade del XXI secolo, ne stiamo finendo un'altra, tempo di auguri. Tempo di auguri, sicuramente stiamo finendo l'anno e quindi ovviamente ai nostri ascoltatori, agli affezionati ascoltatori, perché vengo spesso in questa TV e quindi mi fa piacere, anche perché sono tutti conoscenti o amici del territorio, conoscono bene la nostra azione anche amministrativa, politica, le nostre azioni sul territorio, quindi è un piacere anche fare gli auguri di fine anno e quindi augurare sicuramente buon Natale, che sia un Natale felice, che sia un Natale sereno e soprattutto pieno di gioia e di salute, perché è la cosa fondamentale. E consentitemi un pensiero da rivolgere invece a chi non è altrettanto fortunato come la gran parte dei nostri ascoltatori, e mi riferisco soprattutto a quelli che non godono di buona salute, che oggi magari sono ospiti nei nostri presidi ospedalieri e quindi si stanno curando, a quelli che sono a casa ma non stanno bene e sono assistiti dai propri familiari, e un pensiero anche ai troppi giovani che in questo anno purtroppo, ecco, questo sì, speriamo sia un anno che va a chiudersi e a cancellarsi definitivamente, per le troppe vittime giovani che abbiamo avuto sul nostro territorio, sulla strada, per incidenti, per situazioni drammatiche. Quindi il pensiero, la solidarietà, l'abbraccio virtuale va a tutte quelle famiglie lasciate nella disperazione e che oggi non passeranno un Natale felice nella logica delle cose. Quindi la vicinanza, credo a nome mio, della regione, ma anche di tutti i nostri ascoltatori, è proprio verso queste persone che oggi stanno vivendo un momento difficile. A loro va il nostro augurio di un Natale che possa trovare una serenità almeno interiore rispetto a questi drammi che sono accaduti. Ringrazio il vice governatore del Veneto Gianluca Forcolin per la gradita presenza. Arrivederci con l'informazione di Piave TV.